Buongiorno a tutti. Oggi insieme al mio collaboratore e mio cameraman Giacomo, che prima di fare il video deve dire una cosa. Iscrivetevi al canale Giacomo Gioca. Esatto, altrimenti non mi fa il video quando siamo in esterna. Allora, oggi parliamo del portabici della Pure Instinct. Il Pure Instinct della Peruzzo. È arrivato oggi, è per 3 biciclette elettriche o da 29 pollici le ruote e anche quelli per bambini. Questi sono gli optional che ci sono all'interno per le biciclette da 29 e i ganci per tenerle ferme. Queste altre sono opzionali, vanno comprate a parte. Ma ora, senza perdere ulteriore tempo, andiamo in esterna a vedere come si monta e com'è il portabici. Ciao! Allora, appena vi arriverà, sarà già tutto assemblato tranne le cinghie. Ora ve ne faccio vedere una. Le cinghie vi arriveranno smontate. Adesso la smonto. Vi arriveranno così. Dovete semplicemente infilare il gancio, farla scorrere, farla passare qui dentro, aspettate. Far passare qui dentro, far passare il gancio e poi chiuderla da sotto, in modo che dopo tirate. Ok, il gancio fatto, la corda non deve essere storta, questa va agganciata così, quindi sotto è dritta. Esatto. Adesso lo andiamo a montare e poi ne parliamo un attimo. Allora, per montarlo è semplice. Due manovelle che si aprono, una di qua e una di qua, e lo regolate in base alla vostra macchina, se è una berlina, se è una station wagon. Io ho una berlina e lo monterò così, fate in modo che le gomme aderiscano e poi chiudete. Chiudi? No, non ce la fa mai. Questo dove l'aggancio? Non l'ho agganciato. Ok, chiuso. Io vi consiglio, una volta che avete preso l'angolazione giusta, di fare un segno con il pennarello. Qui ci sono delle lettere, ma non c'è da dentro le lettere, ma fuori non c'è nessuna freccia. A questo punto prendete la cinghia, la avvicinate, sollevate un po' il portapacchi, agganciate dentro e la prima cinghia è messa. Ora andiamo a stringere. Okay. Prima messa, dopo continueremo a stringere. Seconda cinghia, qua. Vedete, è diversa dalla prima. Io l'aggancio qui di solito e tiro, e anche dall'altra parte facciamo la stessa operazione tirando da sotto. Ultima cinghia. Allora, sul manuale di utilizzo, invece di mettere il gancetto, oltre al gancetto mettono una specie di cilindro nero che va infilato nel portapacchi e lasciato lì dentro. Il problema di utilizzare quel ciaffetto cilindrico, che andrebbe solo come blocco dentro, è che serve sempre una persona che tiene il portapacchi aperto. Voi infilate dentro il cilindretto e poi dovete togliere le mani prima di chiudere il portapacchi, che diventa un'operazione pericolosa per le vostre dita. Io preferisco utilizzare solo il gancio, lo afferro, lo metto sotto la macchina e tiro e poi leggo la corda. Tanto questo serve solo per non farlo andare di in su. Abbiamo montato il portabici, ora lo andiamo ad aprire. Una cinghietta qua sopra. Questa, ricordatevi, appena aperta il portabici di chiuderla, se no ve la perdete per strada e resta lì.
questo è il portabici. Allora, cosa molto importante, lo scoprirete con il tempo, questi due perni possono essere spostati in quest'altri buchi. Quindi questo portabici è adatto a qualsiasi tipo di macchina, anche qua su, vedete, per spostare le cinghie. E l'aperuccio insieme vi dà questo piccolo attrezzo, piccolo ma efficace, per tutti i bulloni va benissimo e fa il suo scopo. Altro pezzo importante che vi consegna sono queste, le prolunghe per le bici con ruote da 29. Le infilate qui, infilate qua e mettete la ruota da 29 dove preferite. Ora andiamo a vedere altro particolare. Insieme vi dà questi due perni che servono per bloccare la bicicletta. Ve li danno smontati, adesso smontiamo questo che ce l'abbiamo portato di mano. Vi arriveranno completamente smontati. Rondella, perno, ecco, abbassati Giacomo, vieni. Arriverà così la prima volta. Voi dovete solo infilare i pezzi nell'asta, infilare il tubo, vedete che ruota, il perno che ho sbagliato, eccolo, rondella, tenete schiacciato se no è fatto, avete il vostro perno. Come funzionano? Prendiamo una bici, allora mettiti da lato così non ti copro, appoggiate la bici sopra, prendete il gancio, stringete, la bici è ferma. Poi la cinghia la fate passare tra i raggi e poi la sistemate e bloccate qua da quest'altro lato, bloccata. Poi quelli che non utilizzate li chiudete, io l'ho aperto per voi. Deve essere leggermente inclinato, una pendenza del 10% verso l'alto. E ve ne accorgete se avete fatto qualche errore che questi non vi si aprono. Se si aprono è tutto ok. E così abbiamo fatto. Vi ci entrano fino a 3 biciclette, guardate benissimo. Questo per la seconda va messo. Questo serve per la terza bici, la prima invece è senza un perno, potete usare solo questa cinghietta che viene data in dotazione ed è già fissata senza poterla togliere. Se volete un altro perno è optional, per la prima bicicletta lo dovete comprare a parte. La Peruzzo come optional vi dà questa manopola con la chiave, in modo che una volta chiusa la manopola non si può allentare e non possono rubarvi la bicicletta. Solo che, scrivetelo sotto nei commenti se la pensate diversamente da me, se io vi voglio rubare una bicicletta, un e-bike, una bici da 29, una mountain bike, qualsiasi cosa, per quale motivo io devo allentare questo quando mi basta sganciare i 4 perni, i 4 tiranti e portarmi via le vostre biciclette e il vostro portabici? Ci vuole tanto meno. Quindi secondo me è un oggetto inutile, ma se qualcuno la sa meglio me la può spiegare e sarei grato. Quindi
Questo è tutto sul portabici della Peruzzo Puristit. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi saluto e mettete un like se vi è piaciuto il video. Ciao a tutti!